Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi appuntamento un po' diverso dal solito. Non parliamo di un manga, non parliamo di un prodotto animato, bensì di un fumetto italiano autoprodotto. Ma fidatevi che rimaniamo comunque nel solito ambito. Potete accorgervene già dal titolo dell'opera di cui parleremo. Senpai, che cazzo fai? Monogatari. Sì, questo non è il solito video. Tempo fa, lo scorso Lucca Comics, ho incontrato i due autori di quest'opera, Gianfranco Geria e Riccardo Ciancone, che saluto, e parlando è uscita fuori la possibilità di un video dedicato, ma ovviamente ho aspettato che me lo mandassero e ho aspettato di leggerlo per vedere se consigliarvelo o meno. Sì ragazzi, io ve lo consiglio assolutamente, questo non è un ADV, è un consiglio vero e proprio, ma evitando qualsiasi tipo di spoiler vediamo di che tipo di fumetto si tratta e scendiamo nello specifico, perché già il titolo capite che è tutto un programma. Come vi dicevo, Senpai che cazzo fai è a tutti gli effetti un'autoproduzione targata merda editore, ecco iniziate già a farvi un'idea, ed è un progetto nato inizialmente sui social, sui canali di merda editore venivano e vengono pubblicati i capitoli di questa saga poi raccolti in volumi. Questa che vi farò vedere oggi è l'edizione integrale, raccoglie tutta la storia. In qualsiasi caso, se voleste valutare meglio l'acquisto, vi lascio il loro Instagram qui in descrizione, voi dategli un'occhiata. Ma andiamo al sodo. Per quanto, come avrete capito, si tratta di un fumetto estremamente comico, Senpai racconta una sua storia e lo fa attraverso dei personaggi completamente folli. Esiste un piccolo prequel alle vicende raccontate in questo volume, si tratta della saga del coronavirus. Voi potete recuperarla però in qualsiasi caso, potete iniziare tranquillamente anche da qui, si capisce tutto. Siamo nella ben nota prefettura di Salerno, luogo che farà da sfondo alle vicende della nostra protagonista, ragazza anime. Ecco, lei è già l'emblema del tipo di personaggio che incontrerete. È una figura che incarna tutto ciò che c'è di sbagliato in un certo tipo di fanbase nel mondo anime, quello fissato sulle opere più spicciole, che sente quasi di vivere in un anime a tutti gli effetti, che è completamente dissociato dalla realtà. Il classico fantossico, qui dipinto come una cozzaglia di stereotipi atroci portati all'eccesso. Come ogni ragazza anime che si rispetti, anche lei ama un senpai dalla quale non è corrisposta. Ed eccolo qui, Senpai, di nome e di fatto una tessera del Tetris dotata di faccia e braccia, che nella vita altro non vuole se non diventare un asso del basket, anzi lui vuole vincere il basket. Ogni riferimento è casuale. Ovviamente Senpai è completamente disinteressato al ragazza anime e alle sue demenzialità, ma oltre ad ignorarla le fa di tutto. Ad esempio, la prima volta che li vediamo parlare, lui esordisce nei suoi confronti con un netto "ma levati dai coglioni", anche perché lei rasenta la follia. Non per fare spoiler, ma nelle primissime pagine la vedrete autoingravidarsi con il tampone del Covid con su il DNA di Senpai, cosa che poi porterà tutta una serie di conseguenze assurde. Insomma ragazzi, avrete capito che ci troviamo davanti ad un'opera estremamente dissacrante, che non si fa nessun tipo di problema e che lascia a casa qualsiasi forma di politicamente corretto. Se siete ipersensibili a questi argomenti, lasciate stare. Ogni singolo capitolo raccoglierà decine di momenti di pura follia. Gli autori se ne sono completamente fregati e questo era anche il loro scopo. Tra l'altro, raccontata così può sembrare anche una generica parodia del mondo e della community anime, ed in un certo senso lo è anche, ma allo stesso tempo è molto altro. In Senpai che cazzo fai troverete riferimenti a molta roba che esula dall'argomento, troverete citazioni a cose ormai diventate cult come un "è finito il tempo delle mele, puttana" di Raztegan, oppure che so, vedrete ragazza anime affidarsi ai tutorial dello youtuber Dario Moccio. È pieno di roba di questo tipo, roba che tra l'altro non posso neanche citare nello specifico, se no il canale me lo chiudono e addio. Comunque sia, tornando alla storia, dopo una serie di eventi che ovviamente non voglio rivelarvi, ragazza anime, Senpai e tutta una serie di personaggi allucinanti che si uniranno man mano a loro si troveranno a dover compiere una sorta di missione, una missione per evitare una catastrofe di dimensioni planetarie. Dovranno scovare una serie di artefatti dal potere magico illimitato, artefatti del mondo nerd, per evitare che finiscano in mani sbagliate. Anche qui alcuni sono geniali, come la VHS contenente il vero finale di Doraemon. Qui il balloon non ve lo censuro perché è magnifico. E sostanzialmente questa è un po' la struttura su cui si muove la storia. È ovviamente una storia semplice che però lascia spazio all'inventiva degli autori, che l'hanno infarcita di questa comicità quasi delirante. Fatto sta che anche se si tratta di un semplice viaggio di avventura, tra virgolette, anche le tappe non saranno banali. Ad esempio, uno dei primi luoghi che i nostri eroi dovranno visitare sarà proprio Lucca Comics, una delle parti più ispirate di tutto il fumetto secondo me, perché fornirà una scusa praticamente illimitata per prendere profondamente per il culo tutto il mondo otaku e non solo. Ci sono certe stangate verso il mondo dell'editoria che non avete idea, hanno fatto veramente tabula rasa. Ecco, a proposito di questo, se quella di Lucca è una parte sicuramente più ispirata, a volte ho sentito dei momenti di flessione, ma è normale, è giusto che sia così. Però i piccoli colpi di genio, sia grafici che a livello di trama e a livello di battute nel senso stretto, manderanno avanti una storia che vale la pena essere letta. Io non voglio andare oltre perché voglio che la scopriate da soli. Vi ricordo però che se voleste farvi un'idea più precisa vi lascio i loro canali in descrizione. Se invece voleste recuperare il fumetto fisicamente, trovate il link Amazon sempre in descrizione. Questa che vi sto facendo vedere è l'edizione integrale, secondo me me ne vale la pena, raccoglie tutti i 10 capitoli del fumetto a colori e in generale anche gli inserti sono geniali. Se ad esempio provaste ad aprirlo a mo' di manga dal fondo, vi accorgerete che in prima pagina c'è il rifacimento del classico banner Come leggere un manga con Come leggere un fumetto, che vi riporta alla vera prima pagina. Tra l'altro guardate questa dedica che mi sono fatto fare, è clamorosa, è il personaggio di Senpai con la divisa dello Shoku e la parrucca di Kaede Rukawa da Slam Dunk, è perfetto. Qui invece è una serie di cartoline con alcuni dei personaggi più iconici, ma come vi dicevo c'è tanto altro, c'è la timeline della storia, una piccola intro sull'editore e sul progetto. Insomma ragazzi, non per farvi il pippone, ma secondo me queste sono iniziative editoriali da supportare, soprattutto per noi amanti di questo mondo del quale è sempre bello ricordare le assurdità, e questa storia, fidatevi, ne raccoglie tantissime. Quindi il consiglio di oggi è Senpai che cazzo fai, Monogatari. Io ringrazio ancora gli autori per avermi dato la possibilità di parlarvene. Questo non è l'ultimo progetto con cui si chiude l'avventura editoriale di Merda Editore, anzi c'è anche una seconda saga, Senpai dove cazzo vai, ma trovate tutto sulle loro pagine. Noi per ora chiudiamo, vi ringrazio di avermi seguito fin qui, non dimenticate di iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video.